Bentornati nel mio canale di cucina, amici. Oggi l'ennesima ricetta regionale italiana. Andremo in Puglia. Vi preparo il risotto zafferano e burrata, una delizia assoluta. Dai, seguitemi, vi faccio vedere come si prepara. 80 g di riso, una burratina, della cipolla, naturalmente non la utilizzeremo tutta, una noce di burro, una bustina di zafferano, olio extravergine d'oliva, pepe nero, un quarto di bicchiere di vino bianco secco, del parmigiano già grattugiato. Naturalmente sul fuoco abbiamo del brodo vegetale. Giro d'olio in padella. Mettiamo a soffriggere la cipolla. Un paio di minuti, deve soltanto imbiondire. Uniamo il riso e lo lasciamo tostare per un paio di minuti. Fiamma bassa, mi raccomando. Deve diventare bello ambrato. Dopo un paio di minuti andiamo col vino bianco. Come al solito attendiamo l'evaporazione della parte alcolica. Ora possiamo cominciare a coprire il riso con il nostro brodo vegetale. Circa un quarto d'ora di cottura. Naturalmente il riso deve stare sempre sotto il livello del brodo. Siamo a circa metà cottura del tempo del riso. Abbiamo aperto la nostra bustina di zafferano, in una piccola ciotolina versiamo un pochino di brodo e lasciamo sciogliere lo zafferano. Questa in bustina, naturalmente con i pistilli è molto meglio a trovarli. Andiamo con il nostro zafferano. Il tempo di cottura del riso è trascorso. Adesso spegniamo il fuoco. Aggiungiamo la nostra noce di burro. Naturalmente anche il parmigiano grattugiato. Manteniamo il tutto. Il riso deve essere così bello cremoso. Pizzico di pepe nero. Come avete notato, io non ho messo il sale perché il brodo di per sé è già salato. Comunque sia, il consiglio che ripeto sempre, assaggiare.
La salinità va benissimo. Quindi, signori miei, adesso impiattiamo e mangiamo. Per finire, naturalmente, mettiamo la nostra burratina sopra. L'ultima grattugiatina di pepe. Il piatto è servito. Risotto, zafferano e burrata, direttamente dalla Puglia. La parte più piacevole delle ricette è naturalmente l'assaggio. Il risotto è venuto cremosissimo. Spettacolare. La burrata fusa sopra è eccezionale, guardate, non ho parole. Rifatela, voi mi saprete dire. Davvero un piatto squisito. Signori miei, vi do appuntamento alla prossima ricetta regionale. Vi auguro buona serata e buon appetito. Non vi dico più di iscrivervi al canale perché tanto ormai ho perso la speranza. Ci vediamo alla prossima!